Un saluto ai nostri affezionati video ascoltatori della rubrica su quotidianodisicilia.it. Oggi torniamo ad accendere i riflettori su Palermo, in particolare sul quartiere di Brancaccio. Il quartiere di Brancaccio è noto perché si tratta di un quartiere semiperiferico della città di Palermo, dove ci sono diverse industrie, ma soprattutto negli ultimi tempi si sta verificando una sorta di evoluzione negli insediamenti produttivi, dovuta in particolare alla nascita di un centro commerciale. Mi sono ritrovato casualmente ad attraversare il quartiere di Brancaccio per raggiungere il centro commerciale dopo una riunione con i collaboratori del Quotidiano di Sicilia di Palermo e ho potuto verificare che il centro effettivamente è realizzato, il centro commerciale è realizzato in maniera molto, molto carina e gradevole, è un luogo di shopping e ricalca esattamente la stessa tendenza che c'è a Catania in particolare, a Ragusa, anche in altre città, la creazione di questi poli commerciali che fungono da attrazione per i cittadini, anche per i turisti, sono proprio una meta di visite e solitamente, almeno questo è il caso di Catania, sorgono in zone piuttosto urbanizzate, pure in zone agricole, dove non ci sono altre attività vicine. Palermo invece il Centro Forum nasce, ecco questo primo esempio di centro commerciale, di centro produttivo, nasce in una zona industriale. È un centro realizzato esteticamente bene, ma che nasce in una zona dove non ci sono delle strutture adeguate, dove addirittura si respira purtroppo l'abbandono. Il nostro Claudio Di Gesù ha fatto un'inchiesta nella zona di Brancaccio e ha verificato che effettivamente le industrie vivono, crescono, muoiono in mezzo al degrado e in mezzo ai rifiuti. Purtroppo anche i poli commerciali ormai nascono in mezzo ai rifiuti. È un problema che non si riesce a risolvere nonostante ci siano presenze esemplari di attività pubbliche nella zona, come per esempio i depositi dell'AMAT, dell'azienda dei trasporti, o dell'azienda AMIA, che si occupa proprio della rimozione dei rifiuti. Nonostante questo, la zona è in uno stato di assoluto degrado e probabilmente rimarrà in questo stato, nonostante ci sia un intervento straordinario in corso che impegna circa 180 lavoratori proprio per la bonifica delle discariche abusive. Purtroppo in tutta la città di Palermo il problema non trova facilmente soluzione, non è solo il caso dei grandi insediamenti commerciali che vengono degradati da questo stato di abbandono, ma anche il caso di tante strade. Siamo usciti pochi giorni fa proprio con un servizio sulla via Santuario Cruillas, dove ci sono 100 metri di rifiuti abbandonati, tra cui tantissimo amianto. Certo, le soluzioni non mancherebbero, oltre a quelle di pulire sistematicamente e non di bonificare quando le tonnellate di rifiuti hanno superato i livelli di guardia, ecco, ci sarebbero da fare più controlli da parte della polizia municipale e anche da installare, per esempio, la videosorveglianza. Il senso civico dei cittadini spesso non è sufficiente, ma anche gli interventi dell'amministrazione pubblica lasciano a desiderare. In questo senso facciamo appello alle istituzioni perché intervengano a tappeto in tutta la città. Grazie e arrivederci alla prossima videorubrica. QDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana. Dal martedì al sabato, in edicola.